Benvenuti in questo nuovo video, ragazzi. Io sono Claudio e sono il titolare di Surfcasting Lo Ionio. Questo è il canale YouTube dell'azienda. Oggi parleremo di faremo una recensione su un prodotto più piccolo del solito, perché stiamo introducendo sul nostro sito, vi ricordo che il nostro sito web è www.surfcastingloionio.it, link comunque qui sotto, stiamo introducendo lo spinning. Quindi spinning leggero, medio e pesante, e penso che per il prossimo inverno ci sarà anche l'edging. Ecco qui un mulinello che secondo me qualità prezzo per la pesca spinning medio pesante, quindi intendo io magari il barracuda, la spigola, il serra, non ci sono equivali. Parliamo di Akami come mulinelli. Prima di iniziare con la recensione di questo giocattolino vi ricordo di iscrivervi, attivare la campanellina e lasciare un like al video per essere di supporto. Detto questo, abbiamo il nuovo mulinello Akami, ovvero il Sarika. Ecco qua, Sarika 3000, ma ci sono anche misure più grandi. Noi abbiamo preso i 3000, disponibili anche misure più grandi, ma come vi dicevo il 3000 secondo me è quello più indicato. Allora, ecco come si presenta. Mulinello leggerissimo, 300 rotti grammi, due bobine, super compatto, cioè proprio si sente in mano che è un mulinello bello resistente. Bobine in alluminio, quindi seconda in alluminio, manovella che si deve avvitare sul corpo macchina, eccolo qui, come sempre colpetto di mezzo giro, marchiato Akami, pomello in eva per avere un ottimo grip durante i nostri combattimenti. Dovevano arrivarmi anche le canne, al momento no, arriveranno step successivo. Parliamo, ragazzi, di un 3000 su cui ci vanno di 0,25 290 metri di treccia e di 0,30 200 metri di treccia, ma soprattutto, ragazzi, ha un drag di frizione di 15 kg. Un 3000 che ha 15 kg di drag. Il mulinello è super alleggerito, vedete tutti questi fori? Sono fatti proprio per alleggerire il più possibile. Poi, frizione chiusa, totalmente regolabile, totalmente, ragazzi, qua potete stare ore a regolarvela, nel senso che potete metterla a puntino per come vi piace. Suono, immaginate, no, durante la ferrate, bellissimo. Ovviamente frizione superiore, cuscinetto nel guidafilo necessario per esigenze, archetto che, come potete vedere, non si chiude, ma dovete chiuderlo. Archetto super robusto, credetemi, piccolissimo. Io quando li ho visti li ho dovuti prendere perché ho detto eccezionali. E abbiamo come rapporto di recupero 5.2.1. Il peso è 265 grammi, ragazzi, non pesa nulla. E totalmente in alluminio, carbon washer, le frizioni, 15 kg di drag e 10 cuscinetti, ragazzi, una fluidità senza tempo. E non, il prezzo vi dico, andatelo a vedere sul sito, ma prezzo eccezionale. Se non erro, oltre il 3000 esiste anche il 4000 e il 5000 di questo modello. Sinceramente ne sono rimasto entusiasta, mi dispiace che hanno fatto pochi modelli, nel senso che non fanno il 1000, 2000, 3000, 4000, 5000, 6000 e così via. E questo è un peccato, però un mulinellino del genere sotto una cannetta, che vi posso dire, 5, 7, 40 grammi, 35 grammi ogni loncio, oncio e mezza, no? La cannetta da un oncio e mezza. Alla grande, cioè voi mi mettete lì, tac, chiudete, ta ta ta, cioè è di un fluido da fare paura, all'antiritorno, a chi dovesse piacere. Credetemi, qualcosa che è spettacolo, totalmente in alluminio, tutto, cioè archetto super resistente, e poi soprattutto se lo tenete in mano vi rendete conto che è super compatto, ma oltre ad essere super compatto è
dà quella sensazione di potenza, resistenza, affidabilità. Devo dire, anche banalmente la bobina è svasata, non è le classiche bobine che hanno l'archetto qui, anche la bobina è spessa e resistente, ma ha una bella svasata che serve proprio ad aiutare ovviamente l'uscita del trecciato in questo caso. E ovviamente è quello il discorso. Vi posso dire, bellino anche come design, immaginate no, sotto una cannetta un mulinellino del genere. Devo dire, davvero davvero bello. Ovviamente voi lo trovate disponibile sul nostro sito web, come vi dicevo all'inizio, www.surfcastinglegione.it. Qui sotto ve lo lascerò. Non vi nego che questo qua sarà il mio nuovo mulinellino per la pesca alla spigola, quindi tutto quello che saranno hardbait e gomme, e anche qualche walk and the dog, perché no? In passato io feci spinning, diciamo, abbastanza. Poi ho preferito toglierlo, specializzarmi nel surf e adesso che comunque sono contento, voglio introdurre, come vi dicevo, queste due tecniche, lo spinning e l'edging. L'edging ormai capite bene che è inutile, stiamo entrando nel periodo estivo. Quindi quello se ne parlerà magari il periodo di ottobre, iniziamo a far vedere qualcosina, quindi tatanare, eccetera. Non vi preoccupate che come sempre vi facciamo avere anche i prodotti di fascia qualità-prezzo eccezionale. Lui è uno di quelli. Un mulinellino che sta sotto, sì, sotto le 50 euro. Davvero, davvero, davvero bello. Vi invito di andarlo a vedere sul sito. Affrettatevi a ordinarlo perché non ne sono arrivati molti. Se non erro, ne sono arrivati una decina, 8-10 pezzi, sia di 3.000 che nelle misure più grandi. Ovviamente, le misure più grandi sono studiate per una pesca ancora più pesante. Quindi, magari andare sullo shore jigging. Perché lui recupera tranquillamente un jig da 30, quindi da un'oncia, o poco più di un'oncia per l'appunto. Però non è ovviamente studiato per recuperare jig da 70 grammi, sembra un 3000. Quindi per quello ci sono i fratelli maggiori, oppure andiamo poi su modelli ancora più potenti, però si va a perdere la leggerezza. Questo è un mulinellino che noi ci mettiamo lì sulla secca, sull'angolo, la buca, lo lanciamo laterale. Ovviamente totalmente rivestiti, cuscinetti e tutto con guarnizioni per non fare andare la salsedine. Ecco qui. Perfetto, guardate che bellino il tappino di quanto è piccolo. Questo è l'alberino, come sempre io ve lo faccio vedere. È un gioiellino, credetemi. Sembra un piccolo gioiello. Ecco qua. Bobine, devo dire, molto capienti. Questo è un bene perché comunque noi dobbiamo calcolarci che dobbiamo mettere un fondo. Quindi onestamente posso dire che sia valido. Non vi nego che sto pensando di fare delle combo, canne e mulinello, pronte da spedire, quindi comprese le spedizioni. Non credo di mettere i trecciati interno al mulinello perché ognuno di noi ha una propria scelta, un proprio gusto, quindi onestamente non mi sento di forzare, anche perché ognuno poi ha le nostre, abbiamo le nostre fisime da buoni pescatori, quindi no, io lo voglio perché molte volte vi posso proporre un prodotto di fascia alta come qualità, però magari il trecciato ve lo do verde, eh no, ma io lo voglio nero, eh no, ma io lo voglio rosa, eh no, quindi si andrebbe a creare troppe complicazioni. È un po' come nei travi nel surf l'amo, faccio sempre scegliere al cliente o scrivo sempre ideali per quel tipo di trave e quel tipo di pesca, in caso di specifica modifica nell'ordine. Dimenticavo, ragazzi, li potete fare anche le combo, saranno acquistabili. Io penso che farò le combo canne e mulinello e artificiali. Detto questo, a chi lo consiglio? A tutti, ragazzi. È un mulinello che lo consiglio a tutti, lo consiglio per chi fa tutte queste tipologie di tecniche che possono essere micro jig, jig, gomme, hardbait. Come vi dicevo, vi do anche una seconda bobina, perfettamente identica alla prima, quindi non avete più problemi di filo. Magari posso dirvi una cosa, magari ve ne imbobbinate 2 e capita che si rompe il trecciato la cosa, anziché perdere tempo, ve la rilegate un attimino. Poi magari nel momento di pausa gli andate a montare. Oppure in uno gli mettete magari
il 30 magari per una pesca un po' più ignorante, magari sapete che ci sono i barracuda, e dici vabbè, poco mi frega, vado sul barracuda, vado in maniera ignorante, pesante, metto i miei magari arbet da 25-30 cm e un 30, quindi proprio qualsiasi barra esce, pure 6-7 kg di barra, tirate fuori senza problemi. Poi bisogna vedere se la canna li regge in base alla grammatura. Ma comunque, a parte gli scherzi, nell'altro magari andate a mettere un 18, maggior distanza, e magari con le gomme, quindi vi cercate magari di andare a sondare il fondo, magari avete bisogno di qualcosa un po' più che si vada a muovere, magari un water dog, quindi qualcosina che si muove a singhiozzo sul pelo d'acqua, dipende. Il 30 lo potete usare magari per riserra se ci sono le bollate, quindi per terra, quindi nei primi 50-60 metri, viceversa potete spingere oltre. Diciamo che avere due bobine comunque è una cosa molto comoda, e vi posso assicurare che nei mulinelli da spinning avere la seconda bobina non è una cosa molto comune. Ho avuto difficoltà per trovare questo prodotto. Arriveranno altri mulinelli da spinning, anche più piccoli, perché ovviamente l'edging, già un mulinello del genere, è troppo potente. Quindi già per la pesca d'edging bisognerebbe utilizzare un 1500-2000. Quindi diciamo che arriveranno vari modelli. Per intanto vi porto lui, che è quello che mi è piaciuto di più. Non a caso l'ho scelto anche, ripeto, per la mia combo personale, che poi ve la farò vedere e andremo a pesca insieme, come sempre. Proprio perché io vi dimostro che il prodotto che io vi consiglio è lo stesso prodotto che io utilizzo. Io non è che consiglio un prodotto e poi ne usi un altro. Sai, Claudio, ma tu dici di e poi ne usi un altro. No, io ne uso magari anche un altro. Tipo, io nel surf ho la passione, la collezione per alcuni attrezzi. Ma se io vi propongo questo mulinello è perché credevo veramente che con il mulinello 3000, poi magari il 5000, lo potete utilizzare per la pesca magari pesante a jig, magari sulle magari le palamide, eccetera. Magari andate a fare una pesca un po' più pesante, anche perché un mulinello così leggero per la pesca magari alla spigola, al serra, vi divertite. E poi vi dico anche un'altra cosa: anche quando fosse sottodimensionato per una serra di 5 kg, 6 kg, sto sparando cifre grosse, anche quando tutti ma è sottodimensionato, ragazzi, ve lo lavorate di frizione, cioè non è che il mulinello non riesce a recuperarlo, dovete giocarci, questa è la cosa bella. Quindi magari stando un pelino sotto vi divertite, ma ne recuperate di leggerezza e performance. Quindi, riassumendo, ragazzi, Sarika 3000,